Ok, allora siamo pronti, abbiamo tante sorpresine stasera, una più bella dell'altra. Vedete che c'è una certa divisione nella banda. Che è fresco perché sappiamo che loro sapranno scaldarvi sia le mani che il cuore. Questo saggio della scuola di musica Rosario La Cerenza apre la settimana della banda musicale. Avremo una banda ogni sera che suonerà e ogni sera sarà intitolata ad un nostro musicante amico che stava in banda e che adesso non c'è più. La serata di questa sera, manco a farlo apposta, è intitolata al maestro Rosario La Cerenza. Io voglio ringraziare la famiglia del maestro che è sempre presente e questa sera mi ha fatto piacere rivedere il maestro, perché appena l'ho visto che lui scendeva dal terminal alto ho fatto oh cavolo, è tornato il maestro. Al primo figlio, a Giacomo La Cerenza. La scuola nasce nell'aprile 2014 sulla scia del sistema della volontà di creare un polo di incontro al fine di esaltare la dimensione della socializzazione e dell'integrazione culturale attraverso la musica. Sono iscritti circa 60 bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni, provenienti da etnie diverse, quindi sia Marocco, India, Romania, e radicati nel territorio. Il gruppo insegnanti è composto da professionisti che operano a titolo di volontariato, lo sottolineo, volontariato, e provengono in maggior parte dalla banda musicale dell'Aeronautica Militare Italiana, nella quale prestano tuttora, Riccardo stai? Dove sta Riccardo? Ah, Riccardo, ho detto prestano tuttora ancora servizio, no, Riccardo sta in pensione da un anno, facciamo un applauso a Riccardo, che ha dato una vita alla banda dell'aeronautica. Riccardo è andato in pensione, beato lui. La scuola prende il nome dal maestro Rosario La Cerenza, direttore della banda musicale di Sonnino, la nostra Vincenzo Bellini, per oltre 40 anni, e fondatore dell'istituto musicale Amleto La Cerenza. La sua teoria prevedeva di far suonare quasi da subito gli allievi, con parti scritte singolarmente, e adattate alla singola preparazione, permettendo così un rapido inserimento nel gruppo e la stimolazione continua dell'ascolto collettivo. Gli stessi concetti sono stati ripresi oggi nella classe di musica d'insieme, di cui l'espressione è la Junior Band Rosario La Cerenza. Attualmente la scuola ha attivo 11 classi di strumento, flauto, clarinetto, sax, tromba, corni, trombone, più
la già menzionata classe di musica d'insieme. E a dirigerla c'è il nostro amico Elia, che ha cambiato cravatta, ma sera ha una cravatta bianco e nera. Non si dice tanto con il rosso e il nero, però il bianco e il nero va bene, Elia, tranquillo. Allora, io direi di iniziare subito con i primi due brani dell'ensemble, per poi dire qualche cosina ed iniziare per classi il saggio, per poi concludere alla grande con tutti quanti gli allievi. La famiglia ancora non si è accomodata tutta, un attimo, c'avevo gente. Dammi un libretto, dammi un libretto di marito. Che c'è di bella, senza la zappa, senza la Allora, loro rimangono seduti, però voi vi alzate in piedi. Se no non liggono, coraccia. Nazionale è il nostro, dell'inno europeo ce ne può fregare un po' di meno, però lo ascoltiamo ugualmente. Dalla nona sinfonia di Beethoven, l'inno alla gioia. Thank you.
Ludwig van Beethoven, l'inno alla gioia, eseguito la nostra. Buonasera, naturalmente emozionato perché ho parlato tante volte di fronte alla banda nelle varie manifestazioni, ma questa sera ringrazio Paolo e la banda musicale che si sono ricordati per darmi questo onore, ma è un dovere di ricordare il maestro La Cerenza. Il saluto ai familiari, come sempre, l'abbiamo fatto tantissime volte, questa sera ancora di più, perché mi sembra quasi che stiamo aspettando che giri lì l'angolo di Cellini, come fu tempo fa. Cosa dire del maestro La Cerenza? Lui sosteneva sempre che la musica era educazione. E allora io penso che questa sera mi dovete dare un'oretta, sto scherzando, un po' di tempo, perché è giusto che questi ragazzi sappiano, voi lo conoscevate, non sapevate, e forse tutto, ma è giusto ricordare, ma io non posso ricordare tutto a memoria, qualcosa di quello che è stato il percorso del maestro La Cerenza. Poi vi spiego il perché faccio questo, credo che sia doveroso. Lo farò velocemente, naturalmente, perché parlare del percorso del maestro La Cerenza ci vorrebbe. Lui ha tentato di fare un libro, Passa la banda. Io ho una copia, non mi ricordo se me l'hai data tu, Cecilia, chi me l'ha data. E tu? No, devi mettere un sacco di... No, non ti preoccupare. Sei sicuro? Non è il papiro, non ti preoccupare. No, perché dopo fai con Macchini, sta 3 ore a parlare. Allora, a 14 anni, a Trinitapoli, metti insieme, già a 14 anni, 40 ragazzi e organizza un complesso bandistico. Poi fonda e dirige l'Orchestra Azzurra dell'Aeronautica, perché lui vince il concorso e va in Aeronautica. Successivamente viene chiamato alla direzione generale della EIAR, una volta la RAI si chiamava EIAR, per partecipare alle trasmissioni. Poi va a Tagliacozzo, poi a Palestrina, poi a Monte San Giovanni Campano, Tolfa, e dirige l'orchestra del Campidoglio del Corpo dei Vigili Urbani, l'Orchestra Lirico-Sinfonica dell'Accademia di Lettere, Arte e Scienze in Roma. La critica, una volta che sta a Roma, scrive così: ha diretto il concerto il maestro Rosario La Cerenza, ottimamente coadiuvato dall'Orchestra di Roma. Durante l'esecuzione gli ha profuso dovizia di doti direzionali di alto valore tecnico, guidando con sicurezza ogni numero in programma, meritando elogi ed applausi calorosi ad ogni brano. Poi passa a Lecce, al Teatro Romano di Fiesole, alla città di Pescara. Diventa anche, viene nominato segretario nazionale dei sindacati maestri di banda. Durante una tournée in Sicilia spopola. La Sicilia ha apprezzato l'orchestra diretta dal maestro Rosario La Cerenza, specialmente per la sua arte sapiente di direttore. Poi diventa consulente musicale presso la RAI, dirige i programmi e addirittura anche la direzione generale del telegiornale. L'edizione musicale Ricordi gli affida la stesura di una nuova opera, L'Idiota, che viene rappresentata al Teatro dell'Opera di Roma in prima mondiale, presente il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Viene chiamato alla direzione dell'Orchestra Pergolesi di Roma, poi Cerignola, Civitavecchia, Trinitapoli di nuovo, poi direttore d'orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Non stiamo parlando di cosette così. Scrive anche delle opere, strumenta, elabora
l'opera Il sangue e la rosa. E poi, quando già era anche a Sonnino, va a Matera, fonda l'orchestra filarmonica e l'orchestra sinfonica. Naturalmente diventa direttore con l'orchestra di Matera a Napoli in occasione della giornata dell'infanzia organizzata dall'UNICEF. Viene premiato con la medaglia d'oro. Poi viene a Sonnino. Vi ho letto questo excursus per capire meglio di chi stiamo parlando. Ragazzi, avete capito qual è stato il percorso di una persona, di un artista così importante. Viene a Sonnino. Eccoci qua per tributare l'omaggio dovuto al maestro Lacerenza. Certo, i giovani di allora, Elia, Loreto, Paolo, Battista, un po' tutti i senior, sono loro i quali hanno imparato, appreso dal maestro Lacerenza ed oggi stanno portando alla conoscenza e all'apprendimento dei ragazzi di oggi ciò che lui ha sempre voluto. E concludo, perché questo è molto sintomatico, quando abbiamo festeggiato i suoi 80 anni, 20 anni fa. Lui non sapeva nulla, la banda era schierata proprio qui. Eccolo, arriva, io gli andai incontro, più o meno dall'oreficeria. Oh maestro, ciao, com'è? Allora, sì, oggi veniamo. Prima di spuntare dall'angolo, c'era, non mi ricordo chi, che diede il via, la banda inizia a suonare, lui si volta e mi guarda. Io gli dissi, buon compleanno, auguri maestro. Si commosse e quando girò, vedendo tutta la banda che lo applaudiva e che suonava per lui, e fu un'emozione non indifferente. Ma il di più lo rivelò quando prese la parola e disse più o meno queste le parole, ma non sbaglio, perché l'ho rivista in un dischetto. Prende le parole e dice: di questi momenti belli ne abbiamo passati tantissimi, io con voi, voi con me, l'affetto della banda per Sonnino, l'affetto di Sonnino per la banda. Io questi ultimi anni li dedico alla banda del mio cuore, Sonnino, e applaudo la banda e i sonninesi. E applaudì la banda e i sonninesi. Caro maestro, noi questa sera siamo qui per omaggiarti e per naturalmente ringraziarti. Hai lasciato a Sonnino un'impronta indelebile, quella della musica, quella dell'arte, e ti vogliamo ringraziare perché la dimostrazione di quello che tu volevi è qui in questi bambini che attraverso lì, attraverso gli altri, stanno portando avanti, ed è quello che tu volevi. Per cui ti ringraziamo, e siamo noi che questa sera, se permettete, vi alzate e gli battiamo le mani. Ciao maestro. Del pianoforte davanti, quindi vorrei chiamare
le signorine? Non mi scritti il nome, però. Intanto vi presento l'insegnante, che è Marina Tempestini. Ti dici tu i nomi? Allora, abbiamo Arianna, Francesca, Lucrezia e Alessandra. Che c'è fatto? E suonano insieme a tutta la banda un pezzettino, e poi da sole, più a loro si aggiungerà anche Lorenzo, che adesso è il clarinetto, e vari pezzettini, tutti dedicati agli animali. Perfetto. Suona nella banda di Cisterna. E che suoni, Marì? Le percussioni. In particolare? Timpani, cassa, piatto. Sta a posto, Marì, hai detto tu, è la classe migliore, non c'è problema. Allora, siamo pronti per far esordire a questo saggio Lorenzo! Lorenzo, tanto spazio, ti si dà tre frappe e adesso la dietro, vabbè. Ormai c'è stata. Lorenzo ci farà ascoltare un brano a quattro mani. Dici, ma Lorenzo ne dà due? Sì, però due le dai pure Marina. Sì, Marina. Allora, Marina aveva detto che faceva tutti i brani riguardante noi, cioè gli animali. E manca a farla apposta, il primo è l'asinello. Ci siamo. Va bene allora, ha detto che alla fine era proprio il verso dell'asinello. Ma come lo faccio io, se non gli fa nessuno. Prossimo brano era quello a quattro mani. E qui ce l'abbiamo. È l'uccellino. Mari, fammelo cenno, sì, dimmi. Marina mi dice che questo brano Lorenzo lo ha preparato in sole due lezioni. Bravo a Lorenzo, ma bravo anche all'insegnante.
non ai sorcini, ma alla marcia di Topolino, e ce la fanno Lucrezia e Alessandra. Francesca e Arianna. Chiudiamo la fattoria. Ia ia. Brave, brave, sì. brave anche all'insegnante. Ah, sì? Allora è il momento del saggio dei flauti, della classe dei flauti. Pensaci tu, mo. Benissimo. Allora, insegnante Antonio Fazzone, mio carissimo collega, ma mio carissimo amico anche. Un applauso, grazie, la sua classe dei flauti. Guardate, sembra facile, ma questa cosa è difficile, cioè è veramente difficile. Bravissima, mia amica, bravissima, il tuo applauso, tutto per te, vieni per me, dai. Madonna, sei stata bravissima. La nostra piccolina. Thank you.
Allora, adesso insieme per un duetto finale. Allora, Petit Danserie, un air de Mozart, di Mozart, e le applaudissements merits. Giulia Minichelli e Anastasia Cecconi. Gli mancano sempre le parti. Giulia. Applaudissements mérites.
Andrei in Rio, Isabella Reggio e Francesca De Giudice. Consolidato la cocalaccia. Prima per farvi la sorpresa e farvelo riconoscere, bravissime tutti i flauti qui per una foto di gruppo con il maestro, veloci, e poi passiamo ai clarinetti. Velocissimi, forza, forzate, forza, tutti i flauti, una foto di gruppo con il maestro e passiamo avanti con i clarinetti. Allora abbiamo prima il sestetto di clarinetti che seguirà Upper Beard, e sono Francesca Carroccia, Claudio da Roma, Lorenzo Rufo, Carlotta De Cupis, Floriana Menichelli, Luca Rufo. Quindi, quanto volete. Thank you.
Thank you.
Lupe Aslan. Thank you.
band! Andiamo avanti con il pezzo. Tarantella rosa. Welcome Dance. Giusto. Welcome Dance. Ensemble, giusto? Ok, ci siamo con Amarcord di Nino Rota e oltre a Laura Venditti, Armando Mancini, Innocenzo Ventre, Giorgia Lanni, abbiamo anche, forza,
Manuela Di Domenico, Franco Cipolla, Antonietta De Angelis, Alessandra Gasparone, Giuseppe Rufo. Ensemble di sax a Marconi. Ancora un pezzo, abbiamo finito con la classe di sax. Roma non fa la stupida stasera. Thank you.
Bravissimi! Laura Venditti, la sua classe di sax. Armando Mancini, grazie per l'apporto. Che non volevi cabacche, Massimo. Allora, forza tutte le trombe davanti, foto di classe insieme al maestro. Li presentiamo però. Oh, sì, Maria Assunta, Gianluca. Augusta no, perché... Mi si ciungatano... Vabbè, pure Augusta. Vabbè. Augusta, Claudia e Francesco. Francesco poi più tardi... Arriva in secondo momento. Ecco. Eccoli qua. Ha sfondato.
Fatemi mettere Francesco, noi qui. Noi fuori sicuramente, siete pronti? Sì, vogliamo presentare i ragazzi? Sì. Sono Carlo da Roma, Luigi Fia, Umberto Pietricola, Samuele Stefanelli e Alfredo Tramentozzi. Insegnante, scusate, Vincenzo Pizzarelli, perdonami. Che chiacchierone, mister. Ci sono chiacchiere. Primo brano in Deutschland, ja. Hans des Herrn! Der ist ja. Veniamo dalla Germania con un altro brano sempre tedesco, in Einen Kugel Trunk Grund. Già quello che si chiede, la cosa. L'attestato agli insegnanti. Abbiamo scritto questa frase ad ognuno di voi, quindi cambia solamente il nome, ma l'attestato è uguale per tutti. Grazie per averci regalato emozioni bellissime, emozioni che non avevamo mai provato prima, i tuoi ragazzi. Allora, il primo, prendi la rosa per te, a ricevere l'attestato è naturalmente la donna, prima, la più piccola, Marina Tempestini. Va bene? Scusate,
dire che la rosa è un dono che hanno fatto i genitori ai loro insegnanti. Allora, Laura Venditti, chi è la rosa, chi è il fiore? Facciamo prima tutte le donne, no? Fatta la foto. Riccardo Miglietta, cambiamo, non c'è più la donna, adesso c'è Riccardo Miglietta. Vincenzo Vecciarelli. A Massimo Novelli. Tutte queste foto fra 20 anni serviranno a fare un nuovo album, no? Al mio amico Battista Cecconi. C'è la classe più numerosa, c'è la classe, c'è. Quando sta Zamberto? Io Cecconi mio, lui. 16 clarinetti, quando ce n'è 17, ormai è perso. Antonio Fazzone. Hai capito che Fazzo c'è? Pure lui ce n'ha 10-11, quindi. Un bel lavorone. Allora, non per ultimo, ho lasciato i Sominesi. Allora, a Loreto. A chi è chi sono? Ah, a Elia Stefanelli. Sì, ai maestri abbiamo dato i tutti, adesso vedete sul palco ci sono le bandiere dell'Ambima, che è l'associazione nazionale delle bande, che è l'unica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica e dal Consiglio dei Ministri. L'Ambima nazionale, in questo caso l'Ambima regionale che ho l'onore di rappresentare come consigliere nazionale e come presidente provinciale, ha voluto partecipare con queste belle targhe. Voglio dire solamente una cosa: negli anni bui dell'Ambima, c'è stato un periodo brutto per l'Ambima, Sonnino era rimasta l'unica banda regionale della regione Lazio iscritta all'Ambima. Questo perché noi avevamo voluto sempre proseguire ciò che il maestro aveva fatto. Ambima eravamo con il maestro La Cerenza e siamo rimasti fedeli nei secoli, come i carabinieri, nei secoli fedeli. Quindi, dice così, la banda è uno svago, è un modo di completarsi, un modo proficuo di investire il tempo libero. All'Istituto Musicale Maestro Rosario La Cerenza di Sonnino, con il nostro logo che ormai conoscete, Sonnino in banda, insieme e ricordo, il presidente regionale Alessio Colini, che sabato, nella chiusura della settimana delle bande, avremo l'onore di avere qui. Quindi consegno la targa alla nostra presidente. Foto ricordo, aspetta, questo pure la foto. Ok, poi, sì, come ti faccio parlare?
Ma due minute? Non come gli frate Grosso, eh? Allora. Allora. Poi, come banda, come organizzazione di questo evento che mi ha frullato un capo qualche mese fa, andai all'amministrazione comunale e dissi: ho in mente di fare la settimana della banda, mi supportate? Non mi ho fatto manco parlare. Quindi è stato nostro dovere fare una pergamena di ricordo al sindaco di Sonnino, Luciano De Angelis, con la scritta: la tua sensibilità è unica come il tuo saper essere gentile. Grazie di cuore. Torno dalla Presidente. Io cedo la parola a Mister Ragano. Sì, buonasera a tutti. È difficile non poter partecipare o essere presenti a un evento del genere. 213 anni di banda, questo significa stare insieme, questo significa fare e portare cultura da sempre nel nostro paese. Non occorre un colore politico, Paolo, per decidere queste cose, per pensare. Anche perché sono democristiano antico. Non ci sta più. Quanti partiti non ci sono più. Vabbè. Comunque, ed era per questo che non avremmo mai detto di no a un evento del genere, come non abbiamo detto di no quando è venuto il maestro Elia e gli altri maestri e ci hanno detto di riaprire l'istituto musicale, perché era da tanto tempo che non c'era, perché ne avevamo bisogno, perché fare cultura nel nostro paese è anche questo e soprattutto questo. Quindi quanti iscritti ci sono? Quindi 60 iscritti. 200 circa sono in un gruppo teatrale, altre tantissime associazioni che sul nostro territorio spaziano dall'associazione Brigante Casbarrone all'associazione Montiocaduro, quindi quello che è cultura, che è enogastronomia, che è ricordo del nostro territorio, conoscenza del nostro territorio, sono per l'amministrazione comunale qualcosa di importante ed è proprio per questo che siamo orgogliosi, fieri di avere l'istituto musicale, di avere la banda Vincenzo Bellini, di avere la famiglia del maestro Rosario Lacerenza, che ci ha dato la possibilità ancora oggi, dopo tanti anni, di avere questi ragazzi solo a palco che suonano. E un piccolo aneddoto del maestro Lacerenza era quello che riusciva a far suonare tutti, no? Cioè le famose palle sul pentagramma, che riuscivano a leggerle tutte, quindi tutti potevano suonare. Anche questo era un modo per fare cultura, per far suonare tutti, per far conoscere il nostro paese. Orgoglio di essere sindaco di questo paese con questa banda musicale. Grazie. Adesso vorrei far salire sul palco. Io posso chiamare Giacomo stasera, Cici? Grazie. Vieni Giacomo. No, vieni. Vieni perché tu da tanto tempo che non vieni più a Sonnino, quindi Cecilia ce la vediamo quasi tutte le settimane. Allora, vieni Giacomo. Giacomo è il primogenito del maestro. Io dicevo che stasera, quando l'ho visto spuntare ha parcheggiato la macchina sulla strada della Selvotta, ho fatto: è suo maestro. Abbiamo fatto questa piccola pergamena di corno alla famiglia del maestro Rosario Lacerenza. Regalò a questo concerto bandistico e a questa città di Sonnino momenti attraenti e coinvolgenti. Con la musica seppe diffondere l'energia della vita e della musica. Grazie al maestro. Ecco la rosa, poi ce la diamo la rosa a Cecilia. Ma la via ecco Cecilia, com'è? Mi sono fatto male. Ma sta pure Giacomo, no? Dalla Giacomo, metteci lecca così. Torero. Allora. Ma
Vostro aiuto, quindi è un pezzo che conoscete senz'altro. Ci scaldiamo, fa freddo, ci scaldiamo. Bisogna fare così: boom boom pa, boom boom pa, boom boom pa. We will rock you, the Queen. Eh sì, fanno anche questi i nostri Union Band. Abbiamo cambiato un po' il programma, quello che praticamente si fa di solito. Cosa? Sì, si scaldano le mani, è vero, è vero. Abbiamo cambiato un po' quello che è il programma, anche perché i ragazzi vogliono fare quello che li fa divertire e quelli che sono abituati ad ascoltare. Quindi va bene così. Power Rock, forza! Forza con le mani, iniziamo noi! Boom, boom, ah. Thank you.
è un pezzo conosciutissimo, si chiama Libertango, una versione per Young Band, però vi posso assicurare che è veramente molto molto carino. Matteo, venite davanti, i nostri chitarristi, lo so, vi tratteniamo un po' di più stasera, però vi posso assicurare che ne vale la pena, giuro, ne vale la pena. Il nostro Simone che passa dalla tuba allo string bass. Ragazzi, li stiamo abituando a muoversi all'interno della musica in maniera differente da come siamo soliti abituati a vedere nelle bande, diciamo, solide, nelle bande normali, ma un po' tutte le bande adesso ci stanno inserendo lo string bass, le chitarre, i pianoforti, quindi è bene che si abituino anche loro a questo genere di musica che va avanti e cambia. Thank you.
Messa su con una mezza prova, cioè attenzione, quindi non è che abbiamo tutto questo grande tempo. Allora, grazie Loreto. Va bene, abbiamo ancora un altro pezzo. E Jude la dirige Loreto ancora, va bene. E Jude, ragazzi, preparate Jude. Scusate, mi sono sbagliato io e Jude, c'è ancora Jude. Thank you.
Sound of Silence, una canzone di Simon & Garfunkel, l'abbiamo ripresa, fatta una cosa veramente molto estremamente delicata da fare insieme clarinetto e violino all'inizio, un altro salto da 2,10 metri. Grazie Giorgia, grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di rimanere qui con noi. La Junior Band vi ringrazia, vi ringraziamo tutti quanti, Elia, Loreto, tutti gli insegnanti che sono dietro, Paolo, eccolo qua. Avremmo dovuto andare avanti, però abbiamo... Ci saranno altri pezzi. Ci saranno altre volte per ascoltarli insieme. Speriamo che vi siete divertiti. Noi ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, ragazzi, sì! Wow, alle 7 partono le colonie. Alle 7:30. Allora, noi ricordiamo l'appuntamento di domani sera. Sì. Iniziano le bande, come ho detto, ci sarà la banda di San Felice Circeo domani sera, aprirà la prima serata. E vi ricordo, sarà dedicata a Sendino Monacelli. Grazie a tutti. Un applauso alla Junior Band. E buonanotte da parte nostra. Grazie ragazzi. Brave, brave, doce, doce, ben velate le...